assoluto è questo, è quello del dire che bisogna aggregare la trentina di comuni che formano la bassa Friulana. Perché questo? Perché i talenti sono tanti, pensiamo al turismo, pensiamo ad Aquileia, pensiamo al polo turistico, a quello nautico, al polo siderurgico, a quello chimico, quindi ci sono diverse talenti, diverse potenzialità. Purtroppo la bassa è divisa in tanti territori che non comunicano tra di loro e che non si pongono il problema di dare un'identità, quindi un'unitarietà a questo territorio, di modo che lui possa investire su quelle che sono le sue risorse vincenti, su quelle potenziali, su quelle virtuali. È chiaro che è un territorio dove coesistono, dicevo prima, parecchi talenti. Uno è quello turistico, è ovvio, c'è il polo turistico di Lignano, e abbiamo anche una base industriale forte. La proposta che porta a questo convegno è quella del dire l'innovazione grande qual è quella di avere una governance unica nell'area. Qui c'è lo Stato con interventi emergenziali, c'è la Regione, c'è la Provincia di Udine, ci sono vari soggetti, ci sono gli ASTER, ci sono i comuni. Bene, bisogna fare una governance istituzionale, questa è la prima grande innovazione per dare uno scenario futuro all'area. Il secondo è quello del dire identifichiamo delle filiere strategiche sulle quali chiamare a investire sia il pubblico che il privato, che sono sicuramente quello del mito e del mare, direi così, quindi Aquileia, il mare, tutto quello che ci sta vicino, le darse, i percorsi enogastronomici, eccetera. L'altra innovazione è quella di dare appunto dare un'area vasta a questa zona e farne una delle 11 aree vaste in cui può essere articolato il Friuli Venezia Giulia, un'area che rappresenta qualcosa come il 25% della popolazione della provincia di Udine e l'11% di quella regionale, quindi un'area forte. In termini equivalenti sono le quote dell'economia, del mercato del lavoro, eccetera, eccetera.